sua amatissima Inter, che insomma ti sta facendo vivere giornate un po' più interessanti. Sì, nelle ultime tre partite c'è stata insomma una risposta, almeno dal punto di vista del cuore, del coraggio, del carattere, cose che stavano in modo molto preoccupante mancando all'inizio di questa stagione, anche in modo inaspettato per quanto mi riguarda. Fortunatamente, ma non è per fortuna, è perché finalmente si è visto qualcosa di diverso, già a partire dalla Roma qualcosina, però non tutto è risolto, perché anche per esempio a Barcellona, dove è un campo comunque difficilissimo, cioè quest'anno a me preoccupa la cosa che la difesa, che negli ultimi tre anni ha preso 36, 35 e 32 gol in campionato, non ti dà più quella sicurezza. Cioè l'Inter adesso si è ricompattata come gruppo, è una squadra che di nuovo è tornata squadra, e già insomma è una notizia molto importante, imprescindibile per pensare positivo. Però dietro non si possono prendere 14 gol in 9 partite, e anche a Barcellona, ripeto, si sono viste delle cose dietro, al di là dell'etica. Scusa Michele, perché qui stanno controllando qualcosa al VAR, un possibile calcio di rigore per il Sassuolo, che però non c'è. Scusa, vai tranquillo. E quindi su questo è un altro step che sarà molto molto importante mettere a posto, per pensare di fare un filotto, perché adesso l'Inter, per accorciare la classifica, non può più sbagliare, fino al mondiale deve inanellare vittorie. E se dietro con la Roma sono arrivati 2-3 palloni in area di rigore, 2 gol subiti. De Vrij, Skriniar, Bastoni, poi non sono solo i difensori, è tutta la squadra alla fase difensiva. Però dietro si sono viste cose da film horror. Ma vediamo quest'anno le parole di Inzaghi? Sì. No, no, no. Ok, non ce le abbiamo, stavo scherzando. dopo. Però questo effetto Barcellona, insomma, no, ma perché sì, proseguire. Certo. Ma sì, perché l'Inter, quando sono usciti i sorteggi, ero qua, ho detto Budapest è una bella città, puntiamo alla finale di Europa League, sono squadre di livello superiore, Barcellona e Bayern Monaco, perché tanti dicono il Barcellona negli ultimi anni, no, il Barcellona quest'anno ha speso 200 milioni sul mercato, in campionato le ha vinte tutte a parte lo 0-0 alla prima giornata, ha preso solo un gol. Cioè, quindi non era per niente facile, secondo me nemmeno immaginabile, perché una volta ti può andar bene, fai la serata magica, ma poi l'Inter si è ripetuta anche al ritorno. Esattamente. Quindi, ripeto, dal punto di vista conferma dell'umore, dell'essersi ricompattati, di credere di più nelle proprie, perché c'era stata adesso anche una fragilità, perché si diceva problema fisico o problema mentale. Se era fisico, comunque di conseguenza si è raggiunto anche un discorso mentale, una fragilità. Quindi dopo queste tre ora dai fiducia in Inzaghi in questo momento? Sì, sì, no, ma io anche quando tutti qua iniziamo a fare il toto allenato, no, io ero per la conferma, e c'è la prova, c'era la trasmissione, c'eri tu, era il certo processo, mi ricordo, era in minoranza il sì, confermeresti Inzaghi, ma io lo dicevo anche in quel momento, perché una società, secondo me, forte, si deve far sentire nel momento di difficoltà. Poi hai scelto quell'allenatore, è un allenatore giovane, non è la situazione della Juventus di Allegri, dove non si è mai vista un'identità. L'Inter l'anno scorso aveva un'identità di gioco, creava, quest'anno si era scollata, e dovevi far sentire anche, mettere il giocatore di fronte alle proprie responsabilità e non subito girare la ruota, poi chiamare chi all'inizio di ottobre, con quali risorse economiche, chi vai a pescare, dovresti partire dall'inizio. Ripeto, secondo me era senza senso cambiare allenatore. Oggi proprio, fortunatamente, non se ne parla più nemmeno esternamente all'Inter. Cambio nel Sassuolo intanto, sì. È entrato Berardi. Dopo 5 partite torna Berardi, era dato come possibile subentrante al posto di D'Andrea, minuto 57, sempre 2-1 per l'Atalanta. E domani con la Salernitana come la vedi, Michele? Domani sono previsti 6.000 tifosi della Salernitana, il solito tutto esaurito, ormai Inter e Milan ci stiamo abituando, ed è bellissimo perché vedere lo stadio pieno, 75.000 persone, è meraviglioso, e già il primo spettacolo inizia dai tifosi. Sarà una partita che è difficile da prevedere, perché quando fai una partita in settimana di Champions molto dispendiosa dal punto di vista soprattutto mentale, c'è una vignetta, c'è un video molto divertente che ha postato Bastoni, sì, di Di Marco che con la cariola porta un Barella che non ce la fa proprio più, dice uscire indenni da,
da Barcellona, però, insomma, si perdono anni di vita. Perdonami se ti interrompo un attimo. Non devi pensare che sia tutto facile adesso. No, il problema è adesso, che l'hai detto prima, cioè non hai più jolly da giocarti, perciò devi stare attento. C'è la Salernitana, c'è il Barcellona. Non puoi più perdere punti. Allora, questo cosa succede? Adesso sei andato a Barcellona, se fai l'errore che ti rilassi mentalmente perché incontri la Salernitana, che è una situazione di classifica non positiva, è l'errore più grosso che può fare una squadra, parlo di certi livelli. Finisce 4-0. Io credo, Luca, che l'errore più grosso che può fare l'Inter non lo farà, perché come ha detto Michele, io sono d'accordo, adesso i jolly non ne ha più. Perciò devi giocare concentrato, determinato, perché i giocatori, sotto l'aspetto, dal mio punto di vista, della qualità, l'Inter ce li ha. Perciò gli manca la continuità di ogni singolo giocatore, proprio la prestazione di ogni singolo adesso giocatore. Adesso sono in fiducia. Perché tu prima, certo, Michele, hai messo in mezzo la difesa, sì, hai ragione. Sì. Però la difesa col centrocampo ogni tanto giocava bene, per dirti, in una partita c'era Cialanoglu. Verona ha dominato il Verona, Salerno 90 minuti, non so neanche loro come l'hanno vinta. Poi dopo la vinta. No, ma la Salernitana è una squadra pericolosa. 5 gol a Sassuolo. Sì. La Salernitana va a incontrare una squadra che corre, una squadra fisica. Non in questo momento. Non ha le qualità dell'Inter. L'impresa è non batterla. Sì, però stavo dicendo, l'Inter non deve fare l'errore che le partite precedenti, magari in campo giocava bene Cialanoglu e Di Marco e il resto della squadra, perciò il discorso è, l'Inter deve fare l'Inter, ognuno deve cercare di dare il massimo perché ce le hanno le capacità, certo. Poi così, se riesci ad andare fino, come ha detto Michele, alla fine del girone d'andata, dove poi ci saranno i mondiali, poi si vedrà. Però tu adesso non hai più jolly, devi giocare determinato, concentrato, con la cattiveria giusta contro qualsiasi squadra, secondo me. Intanto delle formazioni, però questa è una bella notizia, oltre a Berardi anche Traoré, che non l'abbiamo praticamente mai visto quest'anno. Vi ricordate le ultime volte che... Tutti stasera, per forza, potevamo centellinare un attimo, regalo, certo, Luca. No, però per dire, Traoré, l'ultima volta che ne abbiamo parlato si parlava di Milan, Juventus, interessi dalla Premier, questo è un ragazzo veramente molto molto promettente e... Va bene, è bello vederlo tornare in campo, insomma. Michele, le abbiamo, le vediamo subito. Allora, credo che ci saranno tre novità rispetto alla partita di mercoledì a Barcellona. Adesso la vedo anch'io quella in grafica, se corrisponde più o meno alle notizie che ho anch'io, cioè Acerbi, Aslani e Gossens. E infatti sì, le vedo adesso anche in grafica. Gossens che ha segnato, è tornato al gol, e lo sono andati ad abbracciare tutti, a dirgli parole d'affetto in tutti i modi, proprio perché questo giocatore non può essere quello che non abbiamo più rivisto dopo l'infortunio. È vero che ha trovato anche poco spazio, perché in campionato ha giocato solo la prima da titolare, poi ha giocato due da titolare in Champions. E sappiamo, Gossens, adesso Alberto ce lo può dire, è andato in doppia cifra di gol. Per tre anni di fila in doppia cifra, gol e assist, ma sai che non era così infondata. Tanto di tornare all'Atalanta in prestito per sei mesi. Io ci credo in Gossens, perché ripeto, va servito in un certo modo, lo devi sfruttare per le sue caratteristiche, e se l'Inter riesce a metterlo nel gioco, appunto, della squadra Inzaghi, hai una risorsa che va a chiudere l'azione. Lui è proprio bravo a chiudere l'azione, sì, però a segnare. Poi è anche un giocatore che comunque arrivava da un infortunio, se lui gioca un quarto d'ora e poi non esce, poi rientra mai un'altra partita per 10 minuti, poi esce, cioè, a parte la forma, Michele, però fai fatica anche a dimostrare, perché comunque rientri già da un infortunio, giochi 10 minuti un quarto d'ora, 10 minuti un quarto d'ora. Secondo me è poi Inzaghi, per carità, magari preferisce Di Marco. È che Di Marco ha avuto anche un periodo in nazionale stratosferico. Sì, a prescindere da quello, però se tu ce l'hai a disposizione che è al 100%, è un giocatore che ti può fare la differenza. Lui però quando toglieva Di Marco metteva Darmian, che è un destro, e lo metteva a sinistra. Quindi dice Gossens come Marco. Perché Inzaghi, secondo me, vedeva che non era pronto, non era ancora in condizione. Ma la fase difensiva soprattutto, perché anche a Barcellona è entrato comunque in un 5-4-1, faceva l'ala sinistra. Le altre novità che stavo dicendo prima, Aslani dovrebbe tornare titolare, perché Mkhitaryan magari parte dalla panchina. Ma si è ripreso dal gol. Anche lì, come Gossens, le parole d'affetto, lì veramente l'hanno circondato di incoraggiamenti, non ha dormito due notti, è scoppiato a piangere, perché veramente la partita da stupenda poteva diventare leggendaria se avesse magari alzato la testa. Forse l'ha visto Mkhitaryan, però si è fidato del suo diagonale e ha sbagliato il 4-3. Ed è un 2002... Quindi secondo me è giusto, ce lo dobbiamo coccolare, anche perché io ho studiato un po' la storia di Aslani ed è veramente un ragazzo molto molto umile.
quindi io non ci credo al fatto che magari qualcuno aveva detto, no, questo chi si crede di essere vuole invece segnare. No, e invece no. L'ultima cosa che volevo dire, per legarmi al discorso sì, che facevo della difesa. Intanto c'è stato un cambio, vero Alberto? Sì, una girandola di cambi, mentre c'è il Sassuolo in avanti contro Traoré, rientra sul destro, vuole cercare la conclusione, c'è Demiral che addirittura lo tiene per il pantaloncino, in modo tale che per la serie non ti tengo per la maglia perché quella mi viene sanzionata, ti tengo per il pantaloncino. Ma era fuori calcio. Gioco, tutto inutile perché era fuori gioco. C'era fuori gioco e quindi allora che Ezio, occhio d'arbitro, ragazzi. Ezio l'aveva già visto. Ezio, ormai no, sei arbitro. Ma sai che sera. mi sto gustando questa partita perché vedo, rivedo il gioco del calcio. Dopo aver visto Torino Juve, infatti. Tu pensa ai problemi tuoi. No, dopo aver visto la Juve, tu pensa ai problemi tuoi. No, infatti, torniamo ai problemi miei. Aspetta, finiamo con i cambi e poi torniamo da te, Michele. Perché è entrato Boga per Lookman. Lookman esce tra gli applausi, standing ovation per lui. Entra Boga, grande ex dell'incontro. Entra anche Højlund al posto di uno spento, Luis Muriel. Un gran peccato perché nelle ultime due partite era tornato quasi il Muriel dei vecchi tempi, invece quest'oggi. Ma l'ho visto un po' sbronciato quando è uscito, no? Sì, Alberto, molto arrabbiato, molto era arrabbiato sul cambio, Sì. Comunque stavo dicendo, da una parte e dall'altra ce la stanno veramente giocando. È bella partita. E ho rivisto bene la traversa del Libera. Lì traversa interna, il pallone è sceso praticamente verticale, sarebbe stato dopo il primo gol del Sassuolo anche questo un grandissimo gol. Michele, volevi terminare? Sì, sulla difesa, che mentre Skriniar e Bastoni hanno avuto un rendimento sotto il loro standard, però sono giocatori comunque giovani a cui devi per forza credere e dare continuità. Invece Handanovic e De Vrij avevano già mostrato l'anno scorso dei segni di cedimento e sia Acerbi che Onana in porta, e qua lo voglio ridire Onana perché l'ha ridetto lui ieri, tutti lo chiamano Onana, si chiama Onana, Andrea Onana. Sia ben chiaro, sia ben chiaro, come Borrelli, guarda Schelia, dobbiamo impararlo tutti. È difficile. Non è difficile, Onana è Camerun francese qui. Dicevo, quindi Onana e Acerbi possono, in questo caso, non crescendo di condizione, proprio perché sono due diversi da quelli che c'erano prima, secondo me, dare un qualcosa in più alla difesa dell'Inter. Sì, e a questo proposito, non so se Massimo può darci qualche notizia da questo punto di vista da Londra, perché in Inghilterra hanno scritto che per gennaio vogliono De Vrij. Potrebbe esserci un interesse, sì, per De Vrij, che è difficile andare a cercare un sostituto a metà stagione, però quest'estate se fosse arrivata un'offerta del genere anche a 15 milioni, come si era scritto 10 milioni di sterline, secondo me l'Inter l'avrebbe presa in seria considerazione. Massimo, è vero che Conte ha fatto una telefonata? Ah, non lo so, guarda, io so che mi ha invitato il 26 ottobre ad andare a vedere la partita e quindi il giorno dopo sarò a cena con lui, ma di queste cose non parlo, parlerò là di persona, ma non è che lui si sbilancia molto su queste cose, sinceramente. Tra le altre cose ho un aneddoto particolare su proprio che riguarda il Tottenham sul georgiano del Napoli. Sì. Che era stato addocchiato da Paratici e praticamente appena erano arrivati lì Conte col suo staff gli avevano dato appunto il nome e di guardarselo su Y Scout. Dopo due giorni avevano già anche deciso di prenderlo perché c'era una situazione del Rubin Kazan, che era la società di appartenenza del giocatore, che aveva il presidente che era in grandissima difficoltà economica, però purtroppo quando si sono mossi c'era già approntato un preaccordo con il Napoli e che era troppo tardi. Poi è scoppiata la guerra e da lì è stato praticamente un gioco da ragazzi per il Napoli prenderlo. Poi ti racconterò, a me prendevano in giro a scuola perché mi facevo le domande e mi davo le risposte nelle interrogazioni. Sì, no, quindi vabbè, poi un giorno te lo racconto. Proprio così, dai. E in quel caso però sì. L'Inter potrebbe essere privata di Lautaro Martinez e di Correa perché a quanto pare, infatti chiedo conferma a Michele, la Conmebol, che è la confederazione che richiama le sudamericane e tutto, starebbe richiedendo tutti i calciatori entro il 9 di novembre, dunque entro il penultimo turno che è quello infrasettimanale, e quindi mi chiedo, è una cosa tra l'altro promettendo a tutte le squadre di Serie A che non chiamerebbe i calciatori
di Serie A delle squadre sudamericane nella pausa invece di marzo, quelle delle qualificazioni, per non interrompere nuovamente il campionato. Cosa c'è di vero? La cosa che è venuta fuori... Atalanta-Inter senza Lautaro, posso dormire tranquillo? No. Sarebbe è lì, è lì che voleva arrivare, anche le previsioni del tempo per Natale, però. Cioè, facciamo non dare. Possiamo chiuderla devo qua, andare fuori poco. Una domanda così pregnante. No, però se era parlato in Argentina... sì, anche io vorrei sapere, perché voglio andare via Natale. Io pretendo, Luca. No, capito, ma fra un mese, mancano 7 partite. No, perché è stato... Vabbè, si saprà qualcosa. Due settimane fa si parlò in Argentina e glielo chiesero anche i protagonisti qua a Milano, perché in Argentina, poi lui mi dice la Conmebol, ma lì il discorso era solo in Argentina, il CT che avrebbe fatto pressione di dire l'ultima partita non gliela fate fare, perché lì ci sarà anche noi geni, abbiamo messo il turno infrasettimanale nell'ultima settimana, certo. Quindi il 9 di novembre si gioca, il 13 si gioca di nuovo, ovviamente è stata smentita, perché se c'è il colmo dei colmi, già i club sono penalizzati, già io te li devo dare, sono infortunati e le nazionali non è che pagano, o meglio danno qualche risarcimento, ma sono veramente briciole, poi in più io non faccio nemmeno una partita di campionato, no, siamo alla follia totale, e infatti poi è stata subito smentita, ma non c'è proprio un appiglio per un regolamento FIFA, sì, per questa è stata solo una richiesta dall'allenatore, no, non è stata nemmeno confermata, è stata una cosa giornalistica dall'Argentina, perché l'allenatore ci può stare, ma se veramente la federazione vuole fare una richiesta del genere è ridicolo, è contro il regolamento, no, anche perché scusa, Lautaro è un giocatore dell'Inter, lo paga l'Inter e io te lo lascio andare, ma Giacomo, la cosa clamorosa è che i mondiali iniziano 7 giorni dopo l'ultima giornata di campionato, appunto, e quindi è giusto che Lautaro non giochi Atalanta-Inter, e poi quando riprende il campionato? Il 4 gennaio. Ma il 4 gennaio, a proposito, siamo sicuri che la Conmebol li fa rientrare? Perché non vorrei che... ma la finale è il 18 dicembre. Bisogna capire. Tu metti caso, esempio. Brasile e Argentina vanno in finale. Sì. Ma tu vai avanti ancora, metti giù anche i carichi di prima. Vabbè, voglio sentire. Parliamo un'ora di Atalanta e fra... Ovviamente, una delle due vince. Queste ritornano al proprio paese. Non è detto. C'è la festa, scusa. Quando torna? No, te lo dico io. Quando torna? No, te lo dico io, aspetta, scusa Luca. Albe, puoi fare una domanda di riserva? Perché questa non c'entra niente, secondo me. Perché stiamo parlando di una cosa, giustamente detto. No, però che è tra un anno. Ma che senso ha? Siamo già troppo avanti. Lo posso dire alle tue domande ogni volta. Stai zitto un attimo. Ecco. No, stai zitto, stai zitto. Stavo parlando del mondiale. No, io mi sono rivolto a Alberto, ho detto, scusa, non potevi fare un'altra domanda. Ti devi rivolgere agli altri come io ho detto prima. Alberto, ti puoi rivolgere agli altri. Perciò sta zitto, lo dici un altro, non a me. Allora faccio l'assistente a Barbara. Michele, grazie. Ok, perché io non stavo parlando con te. Michele, vai con l'altro. Cerca di capire quando la gente parla. Cerca di capire quando la gente parla. Ho notato che da stasera non riesce a capire subito le cose. È l'effetto dopo derby. Dobbiamo fare. Intanto, Michele. Però bisogna convertire... Le formazioni di Atalanta e Inter hanno scatenato una bella discussione. No, io non mi permetto di dirlo nessuno. Stai zitto, lo dici a un altro. A me non lo devi dire. Io lo so che mi volete bene, quindi per questo io andrei in pubblicità Inter e vorrei leggervi le parole di Inzaghi, se la regia me le manda. Allora, è stato un mercoledì intenso, abbiamo fatto una grandissima gara contro un avversario molto forte, però è già il passato, poi penseremo alla Champions, ma domani abbiamo una partita da affrontare nel migliore dei modi, la squadra ha sempre dimostrato di avere cuore, insieme alla determinazione questo è servito a fare una grande gara, però adesso il nostro focus è su domani, sulla Salernitana. Quella che abbiamo giocato è una di quelle partite in cui si spende tanto a livello fisico e mentale. Già domani c'è un altro match e dobbiamo recuperare sapendo che dovremo fare una partita molto intensa. Affronteremo una squadra organizzata che l'anno scorso ha fatto un girone di ritorno molto buono. Una squadra di corsa e qualità con ottimi elementi, quindi servirà fare molto bene. Michele.
Sì, sono parole, diciamo, giuste, normali, di una, in una vigilia in cui vuole tenere comunque la squadra sul pezzo, perché se, come diceva Giacomo, uno pensa che siccome ha fatto 4 punti col Barcellona, adesso con la Salernitana la vinci così, la vinci senza accendere facile, il motore, direi di no. Sei sulla strada sbagliata. Però nella testa ti dà energia positiva. L'Inter ha vinto col Sassuolo, la classifica dice che è sotto la Juventus con una partita in meno. Abbiamo parlato di tutti i problemi della Juventus. Se l'Inter è sotto la Juventus con una partita in meno, vuol dire che ha fatto veramente, ha dovuto fare qualcosa di molto negativo per trovarsi là. Intanto vediamo, chiedo alla regia se ci manda il calendario delle prossime partite dell'Inter, così lo vediamo. E il calendario, per esempio, io ho visto anche il calendario del Milan, per esempio, che ha affrontato già tanti big match fino ad oggi. L'Inter no, l'Inter deve andare a Bergamo, come diceva prima Alberto, deve andare a Torino con la Juve il 6 novembre, deve andare, vabbè, a Firenze, uno dice Firenze, ha vinto la Lazio 4-0, però è sempre una trasferta non facile. Quindi il calendario non è dei migliori, però devi andare a riprenderti i punti che hai perso col Milan, con la Lazio, con l'Udinese, con la Roma. Però attenzione, a Firenze potrebbe tornare Lukaku. Lukaku, sì, dovrebbe essere la volta buona la settimana prossima. Però, Michele, scusa, perdonami, però a parte Lukaku che torna, che è una cosa importante, però prima abbiamo detto che tutte le partite che sono andate male, adesso deve recuperare, perciò non ha più jolly. Sì. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, cioè in questo momento io non posso, mentre vado in sala stampa, parlare della squadra avversaria che l'anno scorso ha fatto bene, cioè io starei più concentrato sulla mia in questo momento, perché poi chiaramente nell'ambito dello spogliatoio, durante la settimana o durante i 2-3 giorni che hai, tu ti prepari in base alla squadra che incontri, però io parlerei più, starei più sul pezzo, sulla mia squadra, sul discorso che facevamo prima, perché secondo me devi tirar fuori il meglio dei giocatori che tu hai. Poi puoi andare a affrontare tutti. Sì, no, certo. E chiaramente devi leggere la squadra avversaria, come gioca, come si muove, gli schemi, quello sicuramente. Ma io starei più sul pezzo, sulla mia, perché in questo momento non posso più sbagliare. Sì, sì. Poi vabbè, qui in questo caso non è stata una conferenza, quando ci sono troppe partite ravvicinate a volte saltano la conferenza e fanno semplicemente 2-3 domande con i canali ufficiali e lì ti chiedono quasi sempre dell'atmosfera e dell'avversario. Quindi l'atmosfera ne abbiamo parlato anche noi, 6.000 della Salernitana, 75.000, sull'avversario non ti può dire, non so, per esempio, andando dietro a quello che diceva Luca prima, vince 4-0 l'Inter, cioè se io devo vedere la storia di quest'anno dell'Inter, ha vinto 3-0 con lo Spezia, 3-1 con la Cremonese, quando si è alzata l'asticella è andata in difficoltà. Quindi invece questa è una squadra che affronta, che è della parte destra della classifica, però ovviamente loro dall'interno non possono dire domani facciamo un sol boccone alla Salernitana. Ovvio. No, l'Inter... perché non è così, Michi. No, non è mai così. Non è mai così. Perché come abbiamo detto prima, se tu passi con la mentalità di aver giocato col Barcellona in un certo modo, sotto l'aspetto mentale parlo, poi vai a affrontare è finita la mentalità, diventa un problema. Sta esultando Alberto Gianbruno e anche Massimo notte. Brambati sta esultando come un matto, chissà quanto ha vinto. È primo Alberto. Per una notte. È primo, attenzione. È grande Max Gasperson. E quindi grazie, siete grande. Vedi, è più felice di te Massimo, Alberto. È più felice. No, vabbè, io ho anche promesso pizza e birra a tutta la regia. Esatto. E voi non avete visto cosa ho scommesso, altrimenti capireste l'esultanza. Ma ora siamo curiosi di sapere tutto. Vabbè, io una Napoli con bufala, va benissimo. Bene, siamo molto contenti per te Massimo, davvero. Ma però questo è un punteggio dell'Atalanta. Grazie. Tornando al discorso filotto di squadre come Inter e Juventus che sono in ritardo, cioè se tu oltre al Napoli e al Milan gli metti un altro posto Champions possibile, però non fa le coppe, stai andando bene, l'Atalanta, cioè quest'anno anche arrivare nelle prime quattro, ci sarà qualcuno che rimarrà molto male alla fine dell'anno, tra Lazio, Roma, Inter, Juventus. Abbiamo Bilab, la pensa un po' come te Bilab, Luca, sì, hai dato un 4-0 tu? La Salernitana che non ha, in questo momento non ha lo stesso spessore dello scorso anno e che aveva preso un'imbarcata a Sassuolo la partita precedente e nell'ultima partita, in tutta onestà, al Verona andava stretto il pareggio, invece addirittura ha vinto la Salernitana nel finale. Poi per carità nel calcio succede tutto il contrario di tutto, però mi pare che a 2 o 3 partite una squadra che non ha gli impegni infrasettimanali
non sia in questo momento all'altezza di reggere, cioè può tenere un po', eccetera, ripeto, poi dopo può capitare di tutto, mi sembra una partita scontata, senso unico, sulla carta. Hanno, loro fanno un, più o meno un modulo speculare all'Inter, diciamo 3-5-2, e hanno 4-5 attaccanti. Domani dovrebbero partire Dia, che ha segnato all'ultimo minuto col Verona, e Piontek, che è anche un ex Mina, Fiorentina, insomma un giocatore. Quindi lì sono curioso di vedere appunto quando questa attenzione nella fase difensiva, cioè vedere i marcatori, i difensori che tornano a marcare, che non deve essere una vergogna. Ma secondo marcare te, l'uomo. La Salernitana parte con due attaccanti veri? Puri? Quest'anno parte sempre perché ha fatto una rosa con 4-5 punte, due a turno li sceglie spesso Piontek, Bonazzoli, Ionex, Dia. Nonostante giocando a San Siro contro l'Inter? Sì, magari gioca più bassa, hai capito? Però le due punte le mette, no, no, Nicola. Ma ci sta, però le mette. La trovo un po' dura, perché comunque se mi sembra che l'allenatore è stato lì lì per essere esonerato. Poco tempo fa parlava di esonero. Però secondo due me domeniche era, fa parlava però anche di lì secondo me era una bestemmia. No, ma cioè, togli Nicola. Sono d'accordo. Sono d'accordo Massimo, perché per te comunque è una partita bene. Scontata quella di domani con la Salernitana? Ma sì, sono sulla stessa linea d'onda di Luca. Nel senso che mi sembra che da quello che si è visto ultimamente non mi sembra che la Salernitana possa avere lo spessore per mettere in difficoltà l'Inter. Poi se l'Inter si mette in difficoltà da sola, questo io non lo so. C'è da dire che io faccio sempre una riflessione. Quando ci sono dei gruppi che partono, mi domando e poi rispondo. Sì. Se c'è l'organico che è più forte di quanto è forte l'allenatore, cioè per esempio io prendo Pioli e prendo la squadra, oggi secondo me forse Pioli è forse più bravo rispetto all'organico che ha, secondo me, perché poi l'ha fatto crescere questo organico, ci sono dei giocatori che sono cresciuti tantissimo. Quando penso a Inzaghi e all'Inter, purtroppo penso al contrario. Penso che Inzaghi sta crescendo grazie alla squadra, per me il minus di questa Inter non sono i giocatori, non è l'organico, ma nemmeno quelli che stanno in panchina, perché ci sono giocatori secondo me che sono arrivati quest'anno all'Inter, ma vedi lo stesso Acerbi, Aslani, Lukaku, che secondo me hanno alzato il livello di questa squadra, ma a mio avviso sono proprio i giocatori che tendono a far sì che cresca anche l'allenatore, che a mio avviso non è che posso dire 8 giorni fa una cosa e 8 giorni dopo, perché ha giocato le due partite col Barcellona, peraltro una insomma abbastanza tirata per i capelli, cambio idea. Per me Inzaghi deve crescere ancora tanto, non mi ha convinto, tant'è vero che secondo me con l'organico che ha non può stare a meno 8 dal Napoli. Invece Michele è più convinto su Inzaghi. No, io Michele ci crede, gli dà fiducia. No, io Barba sono convinto che non doveva essere cacciato, perché si era parlato di questo, cioè bisognava insistere. Però il fatto che... No, cacciato no. Però no, il no, fatto... attenzione. No, ma infatti io Massimo... Detto, come... Io non ho detto che doveva essere cacciato. Io ho detto che secondo me è un frenamano Inzaghi. No, ma Massimo, il fatto di dire... Che se la squadra va in terza ti fa mettere la quarta e la quinta. Secondo me, allora io, questa è la mia opinione. Sì, sì, no, ma stare a meno 8, io all'inizio dell'anno mettevo Inter, Napoli e Milan come i tre organi, veramente io li metto pure la Juventus, perché io continuo a vedere la rosa, poi adesso ho cambiato idea sulla Juventus, però Inter, Napoli e Milan, oggi vedi Napoli e Milan ci sono e l'Inter non c'è lì davanti, quindi cioè, non è che ha fatto anche reale, è vero. Però se voglio vedere, ecco, ripeto, la luce in fondo al tunnel, perché è stato veramente un tunnel questo inizio di stagione, vedo in Europa un Inter che l'anno scorso con Inzaghi aveva fatto un passo in avanti, cioè il Real Madrid ha vinto a San Siro, ma ha vinto in contropiede all'ultimo minuto, il Liverpool ha vinto a San Siro, ma l'Inter ha fatto una bella partita e a Liverpool addirittura in 10 ha vinto. Quest'anno si è alzata l'asticella col Barcellona in un periodo difficilissimo, l'Inter è riuscita a essere squadra e anche a fare risultato, cioè vuol dire che a livello però di filosofia Michele, però scusa Michele, sì. Michele scusa, dopo un anno di lavoro l'asticella si è alzata anche con la Lazio, con il Milan, insomma con l'Udinese, l'asticella dov'era lì? Era bassa. Hai ragione. Per me si è alzata, perché l'Udinese oggi è organizzata, corre, il Milan è organizzato, ha una grande qualità, la Lazio pure,
è lì l'asticella dov'era. Non è che per due partite uno deve cambiare, ce ne vogliono tante di partite secondo me, e io ti dico che secondo me rispetto all'anno scorso Inzaghi non è cresciuto, a mio avviso. Poi però Massimo, io ti chiedo da difensore, puoi mandarlo via è un altro discorso. No, no, ma io chiedo, lui non è adatto. No, no, mandarlo via, esatto, un altro discorso. No, però, io, però non è adatto. No, ma qui, allora, io adesso non posso dire, io non posso dire perché Giacomo ha il fratello che lavora lì, però anch'io ho delle persone che parlano da dentro lo spogliatoio proprio. Lui naturalmente non lo può dire, ma io vi assicuro che ci sono delle persone che non è che hanno tutta questa stima del lavoro che fa questo allenatore, e sono persone che lavorano dentro, allora, e non è che fanno i magazzinieri. Io mi devo fermare perché devo andare in pubblicità, ma Lukaku torna? Cioè, lunedì so che c'è l'ultimo controllo, scusa, posso l'ultimissimo fargli la controllo e poi... Prima di andare in pubblicità, veloce, la domanda a Massimo. Ma no, me la puoi fare Massimo, no, gliela fa. Massimo, gliela ma con la pizza c'è anche gliela l'aereo privato? Ecco, con la ecco. pizza c'è anche l'aereo? No, l'aereo, e allora non ce lo paga, l'aereo non ce lo paga. Va bene, noi andiamo, ci fermiamo.